L'ansia è un DOC, è un disturbo ossessivo compulsivo, quindi state attenti perché è come, tu ridi, ma è come quelli che non si guardano allo specchio perché hanno paura della propria immagine riflessa. È naturalmente minore rispetto agli altri, ma può essere anche quello un disturbo. Prego. Ecco, Alfredo Zini, vicepresidente di FIPE, è un altro dato che è venuto fuori, secondo Luciano, che a livello europeo, dal 2007 al 2011, l'Italia è in una sorta di controtendenza, cioè c'è una contrazione dei consumi domestici e un lieve, anche se di poco, 0,5 aumento di quelli extra domestici. Cioè, comunque poi a livello globale non siamo messi proprio malissimo. Questo fino al 2011, nel 2012 invece c'è un'inversione di tendenza, c'è un calo, quindi è quello che dicevo all'inizio. Cambiano le cose molto velocemente, siamo in un mondo velocissimo. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie a Fede Tinto anche per volere la FIPE al loro fianco. Ci teniamo moltissimo. Della FIPE, insomma, un orario dove si può anche stimolare il consumatore ma anche chi opera all'interno dei pubblici esercizi. Sì, un calo che negli ultimi mesi siamo entrati in una crisi veramente difficile, non si vedeva una crisi così, io non l'ho vista perché sono nato dopo, ma è uscita dalle guerre mondiali. Si consuma fuori casa perché si va molto fuori rispetto a qualche anno fa. E le distanze percorribili in un paese come quello italiano comunque sono distanze non colmabili anche per chi va in ufficio, anche per chi va a cercare lavoro, per cui comunque bisogna mangiare fuori casa. Noi ci auguriamo che tutto questo possa ripartire. Ho delle preoccupazioni, forti preoccupazioni, anche e soprattutto dal punto turistico, perché era uno dei programmi di questo governo. Nei primi giorni si parlava, il presidente Letta aveva parlato come possibile rilancio, come sviluppo di questo paese del turismo, e tra questo ci metto l'enogastronomia, perché poi quando si viene in Italia, ricordava bene prima l'assessore, che si viene per comprare il prodotto, si viene per visitare musei, ma si viene anche per mangiare italiano. Ci si ricorda dove si va a mangiare, magari ci si ricorda meno dove si dorme. Per cui questo è una preoccupazione, perché da quando poi questo governo ha iniziato a entrare nel merito non si è più parlato di turismo. Beh, in realtà ieri c'è stata una dichiarazione del sottosegretario alla cultura che ha detto che in Italia si mangia malissimo. Sì, questo è ancora più preoccupante. La Borletti sicuramente è una donna di grande cultura. Ma una che si chiama Borlotti Buitoni, è certo che è abituata a lasciar stare. Non mettermi in difficoltà. Sicuramente poi il cibo e l'enogastronomia, insomma, dà adito a molte sfaccettature, tutti ne possono parlare. Noi abbiamo questo grande patrimonio di prodotti, abbiamo questo grande patrimonio di cultura dell'enogastronomia, noi dobbiamo sfruttare al massimo. Certo, negli ultimi anni anche queste liberalizzazioni non hanno fatto bene a questo comparto. La ricerca è portata anche sullo spendere meno, che non vuol dire qualità, cioè si va a mangiare troppo spesso anche guardando a quello che è l'aspetto economico, lo capiamo, perché naturalmente se uno non ha i soldi per andare a fare la spesa per l'ultima settimana, figuriamoci a uscire, andare a consumare magari in un pubblico esercizio o altro. Il problema è quell'altro, ed è una concorrenza sleale che è stata di fatto legalizzata, andando anche a colpire, non voglio fare esempi anche all'interno di questo stand, magari con un frigorifero che ha degli alimenti posizionati un po' così, ma spesso il rischio è quello di procurare delle malattie al consumatore. Ecco, se anche il ruolo sociale è quello di far risparmiare poi a questo paese attraverso l'alimentazione, direi che dobbiamo stare veramente attenti a quello che consumiamo. Lo spendere leggermente di più vuol dire alla fine sicuramente risparmiare. Ecco, questo è il messaggio che deve passare, soprattutto poi con la cultura nelle scuole, perché educare fin da piccoli i bambini a mangiare bene, a mangiare sano, è sicuramente un risparmio sociale importante. Grazie. Luciano, hai ancora da dire qualcosa a tua discolpa? No, niente. L'assessore doveva replicare a me, però poi magari ce la vediamo io lui in separata sede. No, non è una replica, se parliamo singolarmente oggi, fortuna, la combinazione del destino, quello che uno vuole. Può dirlo culo, glielo ho detto, culo si può usare. Nasce nel nostro paese.
qualcuno oggi lo vedrebbe forse una smettura, però ci sta, però quello che voglio sottolineare è che il paese nostro è così, io ritengo ancora bello, ancora un paese capace di ricchezza, di innovazione, di capacità, di creatività delle nostre persone per la cultura e la storia di questo paese, per le cose che lei diceva prima, quindi non sono casuali, sono cose che si sono costruite, cose che ognuno ha saputo costruire e aggiungere nella storia precedente. Un ragazzino, un bambino che nasce, che so, a Siena e comincia a crescere in quell'ambiente e vede i palazzi, e vede le chiese, e vede gli affreschi, il concetto di bellezza, il concetto di qualità diventa un fatto innato, diventa un fatto che gli consente poi, quando va ad affrontare da grande il lavoro e le varie prospettive, di avere un'ottica completamente diversa. Sì. Nel 1310 Siena era amministrata in modo molto particolare, c'erano 9 magistrati che restavano in carica, non so se sapete per quanto tempo, rimanevano in carica per 2 mesi e non erano rieleggibili, vuol dire che tutta la popolazione si autogovernava. Il buon governo. Il buon governo del Lorenzetti non si chiamava allora buon governo, ma si chiamava bene comune gli affreschi. Bene comune perché il bene comune parte dalla gente, il buon governo parte comunque dall'alto. Il buon governo è il nome che è stato dato a quegli affreschi nel 1700, quando è già cominciata a cambiare la cultura. Esistevano gli ufficiali della bellezza, per dire quanto valore si dava al modo di costruire e di crescere. Ecco, noi siamo cresciuti in un paese di questo tipo, e questa è la nostra ricchezza. Poi oggi che si faccia di tutto per distruggerlo è un altro capitolo, su questo sono d'accordo. Quindi lei sta dichiarando che tra 2 mesi si dimette? E ormai sono vicino, ormai sono vicino, mi manca poco infatti. Va bene, grazie, grazie davvero all'assessore. Grazie a voi che ci avete ascoltato, Fede Tinto De Carter, il direttore del centro studi della FIPE, Luciano Sbraga. La FIPE ha così creato questo luogo di incontro, anche perché voi sapete benissimo che è una tappa intermedia per arrivare all'Expo 2015, il tema è nutrire il pianeta e cercheremo di arrivarci forse con un po' più di consapevolezza. Grazie a tutti per essere stati. Grazie a tutti, ricordiamo l'appuntamento. Grazie, fate pure l'applauso, non vi voglio interrompere. L'appuntamento.